Atmosfera pesante sabato scorso a Torino. Nel centro cittadino, militarizzato per l'occasione, si è visto sfilare il corteo delle bandiere nere missine lungo Corso Matteotti. A dare il passo alla parata i quadri politici, con Luca Romagnoli in testa a rilasciare interviste. Seguono i comitati romani, tra cori da stadio e slogan contro il governo. Rutelli, Prodi e Veltroni, perché se comunisti, fuori da Torino! Tutto intorno al corteo il servizio d'ordine controlla ogni minimo movimento. Alcuni hanno tubi leggeri di plastica, altri mazze di legno. Un reparto di carabinieri in assetto antisommossa segue il corteo su un fianco, pronto a dividerlo in due tronconi alle prime avvisaglie di disordini. Altre camionette controllano le vie laterali nell'eventualità di un tentativo di contatto da parte di gruppi antifascisti. Questi ultimi si sono dati appuntamento in Piazza Statuto, concordando con la questura un percorso alternativo per garantire l'assenza di contatti tra i due cortei. Tutto è filato sostanzialmente senza incidenti, ma le intenzioni non erano certamente delle migliori.